grazie. Vi porto appunto il saluto dell'ambasciatore Scarante, che non poteva essere presente, e per me è un piacere e un onore fare gli onori di casa a questa così ampia platea riunita qui per ricordare una figura appunto che ha avuto una grande incidenza sul Novecento veneziano e che, alla quale è dedicato questo seminario. Direi che persone della levatura e dall'elevata qualità scientifica e umana come Eugenio Miozzi vadano mantenuti nella memoria come un esempio e un modello da seguire. L'Ateneo è particolarmente felice di ospitare questo seminario perché naturalmente si pone l'Ateneo stesso come un punto di riferimento per la cultura di Venezia in un momento molto difficile da tutti i punti di vista. Vivere la città oggi è un qualcosa di particolarmente impegnativo, se la vogliamo vivere nella maniera autentica, cercando di capirne i problemi, di evidenziarne le difficoltà. Eugenio Miozzi rappresenta un esempio di capacità tecniche e ugualmente di grande passione verso questa città. Credo che per questa città una cosa fondamentale sia appunto, almeno a mio avviso, prima di tutto amarla. E amando Venezia si potrà realizzare una nuova realtà, io me lo auguro, spero che ci siano qui molte persone con le capacità tecniche e umane pronte ad affrontare naturalmente tutti insieme i problemi che questa città oggi fortemente colpita ci pone di fronte. Non rubo altro tempo agli altri colleghi ed amici che sono qui presenti. Desidero solo rinnovare appunto i sentimenti di vero compiacimento per questa iniziativa, ringraziando appunto in particolare l'Ordine e il Collegio degli Ingegneri della Provincia di Venezia qui rappresentati. Grazie ancora e buon lavoro a tutti i partecipanti al seminario.